Come ultima tappa della seconda giornata del suo viaggio in Turchia, Papa Francesco ha raggiunto il Fanar di Istanbul, sede del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Qui, nella chiesa patriarcale di San Giorgio, ha presieduto la preghiera ecumenica con il Patriarca Bartolomeo I, guidata dalle parole tratte dal libro del profeta Zaccaria. «Ecco, io salvo il mio popolo dall'Oriente e dall'Occidente». Prendendo la parola, Bartolomeo I ha spiegato che la visita del Papa testimonia la volontà di proseguire il fraterno, costante cammino con la nostra Chiesa ortodossa per il ristabilimento della completa comunione tra le nostre Chiese. Nel suo discorso, Papa Francesco ha sottolineato che la promessa di salvezza che il Signore dona attraverso le parole di Zaccaria è il fondamento su cui possiamo muovere insieme i nostri passi con gioia e con speranza. La nostra gioia è più grande perché la sorgente non è in noi, non è nel nostro impegno e nei nostri sforzi, che pure doverosamente ci sono, ma è nel comune affidamento alla fedeltà di Dio, che pone il fondamento per la ricostruzione del suo Tempio che è la Chiesa. Quale grazia e santità poter essere fratelli nella speranza del Signore risorto. Quale grazia e quale responsabilità poter camminare insieme in questa speranza, sorretti dall'intercessione dei santi fratelli apostoli Andrea e Pietro, di sapere che questa comune speranza non delude, perché è fondata non su di noi e sulle nostre povere forze, ma sulla fedeltà di Dio. E vi chiedo un favore di benedire me e la Chiesa di Roma. Dopo queste parole, Papa Francesco ha chinato il capo e il Patriarca Bartolomeo I lo ha baciato sulla testa e abbracciato con grande fraternità. La prima visita del Papa al Patriarcato Ecumenico si è chiusa con il colloquio privato tra Bartolomeo I e Francesco e con lo scambio di doni e la presentazione delle delegazioni.